dalle nevi della Svezia alla costa atlantica portoghese per la terza prova in calendario. Una gara importante, per tradizione bellissima e difficile, immersa in un paesaggio in Technicolor, seguita da un pubblico particolarmente numeroso. Insomma, il posto giusto per disputare la bella tra Lancia e Peugeot, in pareggio dopo due prove. Già, doveva essere la gara della verità. Salonen pronto al recupero, Biasion pronto alla prima vittoria iridata, Kankkunen pronto per il bis, Röhrl pronto per il rilancio Audi, Allen e Toivonen pronti per regalare alla Lancia un sorriso a 32 denti. Invece, i motori si sono spenti solo dopo pochi chilometri, dopo una delle più drammatiche prove speciali della storia rallistica. Durante la frazione di apertura alla Goa, la Ford di Santos sbanda. Nessuna possibilità di controllo, nessuna possibilità di fuga per la presenza di una massa enorme di spettatori. Un disastro. 3 morti, più di 30 feriti. Una strage che il popolo dei rally non meritava, che ha immediatamente generato uno sciopero compatto dei piloti più importanti di fronte a corse pericolose per tutti, organizzate spesso con leggerezza. La serie nera per il rallismo 1986 comincia qui, con una tragedia forse evitabile e una classifica nella quale non appaiono i migliori. Vittoria per la Renault 5 Turbo di Muntinho davanti alla Lancia 037 di Bica e alla Fiat 1 di Del Zoppo. Gli altri, i veri protagonisti, hanno preferito fermarsi di fronte a tante, troppe vittime. Di competizioni vere, della lotta per il titolo mondiale, se ne riparlerà più avanti, alla vigilia del Safari, con la consapevolezza che per continuare a correre e divertire è necessario che le regole del gioco cambino con decisione.